siamo con Don Mauro Leonardi, questa sera qui a Latiano per la presentazione del libro Le religioni spiegate ai giovani. Beh, spiegare le religioni ai giovani è una cosa davvero bella ed interessante, ma com'è nata, ecco, l'idea della stesura di questo libro? È nata perché la casa editrice di Arcos ha rilevato che c'era questo buco editoriale. Siccome esiste in questo momento in Italia una grande domanda sulle questioni religiose, non soltanto per quanto riguarda i grandi temi, naturalmente è stata accentuata dal coronavirus, ma anche per quanto riguarda le piccole, diciamo così, questioni quotidiane, e poi serviva un libro. Non esiste un libro che in maniera sintetica parli di 10-11 religioni come fa il nostro, e in maniera, per quanto possibile, conservando la complessità della diversità, però per quanto possibile che usi un linguaggio semplice, accessibile a tutti. Don Mauro, confrontarsi con tanti testimoni, perché il libro comunque è integrato da delle interviste che vanno poi nel merito di coloro che vivono questa religione in Italia, com'è stata questa esperienza? È stata affascinante, perché diciamo, io non l'ho voluto chiamare interviste, ma l'ho voluto chiamare incontri con dei testimoni, perché mi interessava parlare con delle persone che vivessero la loro religione adesso in Italia, e quindi sono sempre stati incontri con delle persone che avevano raccontato la loro vita. Poi da questo si è anche desunto alcuni principi delle loro religioni o quelle questioni della vita quotidiana loro religiosa. Le domande che sono state integrate soprattutto da una in particolare, con la quale si chiedeva come poteva la religione in qualche maniera cambiare il paese italiano, visto che comunque sono testimoni che vivono tutti in Italia. Diciamo, la tesi di fondo del mio libro è quella della interreligiosità, che non è molto lontana sia dal sincretismo che dall'indifferentismo, cioè io non dico affatto che sia uguale. Tutte le regioni sono uguali, ovviamente le regioni sono uguali dal punto di vista della dignità, ma non dal punto di vista dei contenuti. La interreligiosità è il concetto per il quale noi troviamo i terreni comuni esterni al dogma interno della religione per costruire il bene del paese. Una domanda, quale consiglio dai ai giovani per vivere meglio la fede? Ma direi che il giovane è attratto dall'autenticità di vita del testimone. Quando incontra una persona che cerca di vivere con convinzione, con coerenza la propria fede, la propria religione, allora quel giovane è attratto e quindi fa domande che riguardano la vita. Quindi bisogna innanzitutto vivere la propria religione e poi saperla spiegare.